Diritto amministrativo, video lezione numero 19. Elementi e requisiti degli atti amministrativi. Un atto amministrativo è unilaterale in quanto ha efficacia indipendentemente dalla volontà del soggetto cui è destinato, a cui può essere chiaramente anche imposto. L'atto amministrativo è esterno, dato che non sono considerati atti amministrativi quegli atti posti in essere dall'autorità amministrativa nei confronti di se stessa, e l'atto amministrativo è anche nominativo, in quanto ciascuna tipologia di atto è prevista nominativamente dalla legge. Esso, infine, è sempre emanato da un'autorità amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. L'atto amministrativo è costituito dai seguenti elementi: intestazione, quindi che indica l'autorità che emana l'atto; preambolo, che contiene le norme di legge e gli articoli in base ai quali l'atto è stato adottato; la motivazione, che valuta comparativamente gli interessi indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in un luogo o di un altro; dispositivo è la parte precettiva che costituisce l'atto di volontà della pubblica amministrazione, il luogo, la data e la sottoscrizione. Rispetto al contenuto dell'atto amministrativo si distinguono gli elementi essenziali, accidentali e naturali e i requisiti. La mancanza di un elemento essenziale determina la nullità dell'atto amministrativo, mentre la mancanza di un requisito determina l'annullabilità dell'atto amministrativo, cioè la possibilità che sia annullato su istanza di parte o d'ufficio da parte della pubblica amministrazione. Gli elementi accidentali, invece, si possono applicare soltanto agli atti amministrativi negoziali. Gli elementi accidentali devono essere possibili e leciti. Gli elementi accidentali illeciti o impossibili non comportano la nullità o l'annullabilità dell'atto amministrativo, ma si considerano come non apposti. Gli elementi naturali sono quegli elementi che si considerano sempre inseriti nell'atto, anche se non apposti espressamente, in quanto previsti dalla legge per il tipo astratto di atto. Sono elementi essenziali dell'atto amministrativo: la capacità del soggetto che emana l'atto, la dichiarazione, l'oggetto, la causa, la motivazione, la forma, il destinatario. Capacità del soggetto: il soggetto che emana l'atto amministrativo deve avere la capacità, ovvero la competenza, ad emanarlo, altrimenti non si è in presenza di un atto amministrativo. La dichiarazione è l'atto con cui la pubblica amministrazione rende conoscibile al suo esterno la propria volontà. In alcuni casi il silenzio può assumere la valenza di una dichiarazione di volontà, come per il silenzio assenso o il silenzio rifiuto. Oggetto: l'oggetto è la res su cui l'atto amministrativo incide. La causa è la finalità tipica di pubblico interesse prevista dall'ordinamento per l'atto. Motivazione: la motivazione si collega sia alla dichiarazione che alla forma dell'atto amministrativo. La motivazione, ai sensi della legge 241 del 90, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell'amministrazione. Forma: nel diritto amministrativo la forma degli atti è tendenzialmente libera, potendo l'atto amministrativo rivestire sia la forma scritta, ad esempio un verbale, sia la forma orale, sia la forma simbolica o per immagine, ad esempio un segnale stradale. In genere è la legge che stabilisce quale forma l'atto debba assumere. Se la forma è essenziale, la sua violazione comporta l'annullabilità dell'atto ed il relativo vizio è quello della violazione di legge. Se invece la violazione attiene ad un aspetto meramente formale che non incide sugli elementi essenziali, allora il vizio può essere sanato mediante autocorrezione, ovvero mediante il principio del raggiungimento dello scopo.
destinatario è l'organo pubblico, il soggetto privato, nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento. Il destinatario deve essere determinato o determinabile. La sua mancanza determina la nullità dell'atto, l'errata individuazione comporta l'annullabilità. Elementi accidentali sono il termine che indica il giorno dal quale l'atto deve iniziare a produrre gli effetti, la condizione che è un fatto futuro incerto, il modo, la riserva, allorché la pubblica amministrazione nel provvedere su una data materia si riserva di adottare future determinazioni in ordine all'oggetto stesso, e l'onere. Requisiti. I requisiti sono le componenti che incidono sulla validità e sull'efficacia dell'atto. I requisiti si distinguono in requisiti di legittimità, la cui mancanza comporta l'annullabilità dell'atto amministrativo, e requisiti di efficacia, necessari invece perché l'atto produca concretamente i suoi effetti. I requisiti di legittimità sono i requisiti che la legge richiede perché l'atto amministrativo, oltre che esistente, sia valido, cioè legittimo. La loro mancanza, perciò, è un vizio e comporta l'illegittimità dell'atto. L'efficacia, invece, è la qualità dell'atto amministrativo di poter validamente produrre gli effetti per i quali è stato posto in essere. L'atto amministrativo, in quanto prodotto dalla pubblica amministrazione per finalità di pubblico interesse, è produttivo di effetti, indipendentemente ma anche contro la volontà del soggetto o dei soggetti interessati all'atto. Il silenzio amministrativo, il cosiddetto obbligo di provvedere della pubblica amministrazione. La legge 241 del 90, in armonia con i principi di buona amministrazione e di imparzialità, di cui all'articolo 97 della Costituzione, ha sancito l'obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Per tale motivo, il legislatore ha previsto di dare efficacia alla figura del silenzio. Tipologie di silenzio: silenzio assenso, silenzio diniego, silenzio devolutivo, silenzio inadempimento. Silenzio assenso si configura nei casi in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di accoglimento di un'istanza. Il silenzio diniego, tale fattispecie si realizza quando la legge conferisce all'inerzia della pubblica amministrazione il significato di diniego di accoglimento dell'istanza o del ricorso. Silenzio devolutivo, sia quando il silenzio di una pubblica amministrazione comporta l'attribuzione della competenza ad altra autorità. Il silenzio inadempimento, invece, riguarda le ipotesi in cui la pubblica amministrazione, di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte del privato, abbia omesso di provvedere entro i termini previsti dalla legge o da norma regolamentare e, chiaramente, questa non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire al silenzio, ad esempio silenzio diniego. Nel caso di silenzio inadempimento, il privato può adire l'autorità giurisdizionale al fine di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere.